stando alle ultime statistiche ministeriali, l'istituto della mediazione si rafforza. Qual è il suo commento, senatore? Si rafforza, ho visto i dati del Ministero riferiti al primo semestre 2018, dei dati molto significativi, confortanti per la mediazione rispetto ad un processo culturale che nel corso degli anni è andato sempre più migliorando. Eventi come questo rappresentano un mix di competenze e di elementi scientifici che danno e conferiscono proprio scientificità al tema, che è una cosa che è richiesta soprattutto dall'utenza. A questo punto ci auguriamo, e io da componente della Commissione Giustizia e quindi come parte del legislatore, di raccogliere quanti più elementi utili e possibili per poter fare delle valutazioni che potranno essere utili nel prosieguo anche della nostra attività parlamentare. Mi sono permesso di elaborare delle mie personali idee di riforma, e una di queste, di cui ho parlato durante il mio intervento, è quella di pensare di introdurre un meccanismo di deterrenza che scoraggi la parte invitata dalla tendenza a non comparire in mediazione. Questo meccanismo prevede, come già il legislatore ha fatto con la legge Gelli Bianco, la possibilità del giudice di condannare con la sentenza la parte che non è comparsa in mediazione al pagamento delle spese di lite per il solo fatto di non essere comparsa in mediazione, a prescindere dall'esito del giudizio. Cioè anche la parte vittoriosa, che però non è comparsa in mediazione, verrebbe condannata perciò solo alle spese di lite. Si tratta di uno strumento sanzionatorio molto forte, che però, a mio modo, personalissimo modo di vedere, potrebbe avere degli effetti miracolosi sull'incremento del tasso di successo e di comparizione personale delle parti in mediazione. Sono emerse diverse voci. A mio avviso, provando a sintetizzare le linee che sono emerse, direi due linee. La prima, la necessità di una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che deve partire dalle parti, da coloro i quali sono coinvolti nella mediazione, e che deve poi estendersi agli operatori pratici e agli operatori del diritto. Ma mi pare che sia emerso in modo forte e chiaro che la rivoluzione culturale va aiutata, va corroborata con gli strumenti di sostegno alla mediazione. Al momento gli strumenti di sostegno alla mediazione sono le sanzioni processuali, di cui ha parlato il dottor Pasquale, ad esempio, le sanzioni processuali relative alla mancata partecipazione al primo incontro, quello è uno snodo fondamentale, la stessa giurisprudenza di merito alla quale il dottor Pasquale ha fatto riferimento, facendo riferimento anche a se stesso, ha in alcuni casi sanzionato la parte che non compariva al primo incontro, andando un po' oltre la lettera della legge. Si avverte la necessità di un irrigidimento delle sanzioni. Per fare un ulteriore passo verso il radicamento della cultura della mediazione occorre parlarne con tutti coloro che possono essere interessati ad elevare la cultura della gestione dei conflitti a favore dell'individuo e dell'impresa. E questi sono sicuramente la città, il tribunale, i professionisti, le università. Ecco, occorre che l'università porti le conoscenze, il sapere sul territorio nel quale opera, affinché si attivino progetti che facilitano la gestione dei conflitti anche al di fuori del processo e quindi aiutino i giudici a consigliare alle parti e, quando serve, anche ordinare anche le parti ad andare in mediazione. Il senso dell'intervento è sostanzialmente quello di guardare avanti e quindi non preoccuparsi più di quello che è stato finora, ma cominciare a studiare la tipologia di controversie per capire rispetto a questa tipologia che cosa si può fare. Quindi guardare essenzialmente alle controversie caratterizzate dal sapere tecnico, per esempio quelle in materia di responsabilità sanitaria, e fare una scelta per vedere quando è meglio optare per un perito mediatore e quando per un mediatore perito, oppure guardare soprattutto alle controversie in materia bancaria e cercare di legare questo tipo di controversie a quella che è lo sbocco previsto dal futuro codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza, perché con quel codice si riusciranno a risolvere delle crisi in una fase avanzata, mentre qui si vorrebbe attuare un'attività di prevenzione.
credo molto nella multidisciplinarietà, cioè nel fatto che il conflitto per essere risolto ha bisogno di tanti apporti, apporti anche di persone specializzate nel particolare settore che riguarda il singolo conflitto. Quindi professionisti a tutto campo, diciamo quindi con questa ottica multidisciplinare, formati anche negli strumenti alternativi di soluzione dei conflitti. Dico in particolare l'avvocato, perché l'avvocato tradizionalmente era quello che una controversia la prendeva dal suo cliente e la portava davanti al giudice, delegando quindi al giudice la soluzione del conflitto. Oggi l'avvocato deve avere le competenze assolutamente più ampie, nuove, deve essere un esperto dei conflitti, deve conoscere quindi anche sotto il profilo psicologico, anche con competenze nell'area psicologica. La maggiore attenzione è già dal 2014 con il nuovo codice deontologico, necessariamente c'è stata l'introduzione di ulteriori canoni che hanno ad oggetto appunto la mediazione. E poi comunque i canoni sono sempre i medesimi e devono essere parametrati e analogicamente rapportati da quelli del processo. Tant'è che di mediazione si parla nel titolo quarto, come se la mediazione fosse un processo. Ecco, io forse probabilmente avrei dedicato un titolo a parte alla mediazione, perché i casi sono veramente particolari. Ma comunque questo è il discorso, è generale. L'avvocato sia nel processo che nella mediazione si deve comportare in un certo modo, deve rispettare certi canoni. La mediazione è uno strumento necessario in un paese dove la lentezza del processo civile è tale da scoraggiare non soltanto le famiglie e le imprese, ma soprattutto gli investitori stranieri. Questo è un paese che ha bisogno di fiducia e di capitali. La giustizia è il primo termometro della fiducia. Quindi credo che ricorrere, incentivare, soprattutto stimolare l'opinione pubblica, il mondo economico, avere curiosità in questo momento di fronte a questo strumento è il primo passo, è propedeutico a sviluppare un vero mercato della mediazione. Oggi, come abbiamo visto dalle cifre, è ancora basso la partecipazione, ancora troppa gente non si presenta alla mediazione pensando che così taglia il proprio, in realtà non taglia niente, si crea sempre di più non solo una sfiducia fra le parti, ma soprattutto una sfiducia nei confronti dopo del processo civile, perché la lentezza è tale che la soddisfazione non si ha. L'iniziativa di Concilialex va in questa direzione, diffusione della cultura della mediazione. Diciamo che questo è il mantra che appunto bisogna estendere anche a tutti gli altri organismi. Questo non è un paese che con le multe cambia opinione, è un paese che lo cambia attraverso la formazione. Lo dobbiamo fare noi della stampa, lo deve fare soprattutto chi vive fianco a fianco col mondo della giustizia.